In attesa di lunedì, giorno nel quale è previsto l'atteso incontro presso il Ministero dei Beni Culturali tra il nuovo assessore ai lavori pubblici, Daniele Perello, e i progettisti e la soprintendenza per il progetto da 3 milioni di euro, continuano le polemiche in merito ad uno dei luoghi più amati ed apprezzati dai cittadini. I commercianti tornano alla carica a qualche settimana di distanza dal Consiglio Comunale aperto dedicato, andato in scena all'Aula Pucci lo scorso 15 maggio, nel quale sono stati affrontati tanti argomenti, entrando anche nello specifico. Tra pochi giorni sarà passato un mese dal famoso Consiglio Comunale per il mercato, affermano i commercianti. Il lato positivo è che tutti sono ricchi di buoni propositi per dare una prima sistemata, aspettando i lavori di restauro generale. Ma il problema è che nelle casse del comune per il restyling ci sono solamente 13.000 euro. Quindi di miracoli non se ne possono fare. Nella nota i mercatali parlano anche dei rimpianti e dei progetti che avrebbero potuto rivoluzionare l'area. Se non si fossero buttati 180.000 euro per un progetto infattibile a Piazza 24 Maggio, riprendono i commercianti, avremmo parlato di tutt'altro. Circa 20.000 euro sono stati indirizzati per un bagno indecente e inutile, con un solo bagno per disabili, uomini e donne, sotto le finestre della palazzina sempre a Piazza 24 Maggio. Inoltre 8.000 euro sono stati destinati per portare via dei rifiuti speciali, dopo l'incendio di una baracca abusiva, forse per un cortocircuito. Altri soldi sono stati spesi per un impianto elettrico al nuovo mercato abusivo, guarda caso situato sempre in Piazza 24 Maggio. Intanto tra domani e lunedì partiranno già i lavori, che si concentreranno sull'asfalto delle strade e sui marciapiedi. I commercianti intervengono anche su questo aspetto. Ora, per l'unico mercato storico di Civitavecchia, non ci sono i soldi, concludono amaramente i mercatali. Noi commercianti e cittadini aspettiamo fiduciosi, ma nella migliore delle ipotesi si darà una mezza rattoppata.